Perché Colombo nel primo tempo, il Pescara con l'uomo in meno per l'espulsione, ha fatto una grandissima partita, forse una delle più belle. Ma infatti, quindi un po' di rimpianto c'è alla fine. Assolutamente, io devo essere orgoglioso di questa prova della squadra, soprattutto in un momento di difficoltà. Rimani in 10, prendi gol su calcio di rigore, e può crollarti il mondo addosso. E invece la squadra ha avuto una grandissima reazione, tant'è vero che abbiamo forse fatto meglio nei frangenti in cui eravamo in inferiorità numerica rispetto a quando siamo poi ritornati in parità numerica. Lì credo che si sia persa un po' di lucidità, anche dovuta alla fatica che sostanzialmente abbiamo fatto per tenere un primo tempo del genere. C'è un po' di rammarico, chiaro, perché quando, nonostante l'inferiorità numerica, si creano diversi presupposti, si fa una buona partita, si recupera, pensi che poi si possa portarla a casa. Non è stato così, ma ripeto, al di là degli episodi che parlerà chi di dovere, insomma, a livello societario, io valuto la prova estremamente positiva, soprattutto in un momento di difficoltà. Facciamo un'analisi sugli episodi dal punto di vista tecnico, perché insomma, scambiare un uomo con il calcio d'oggi per un cartellino già è molto complicato, però due rigori per il Pescara erano solari. Ma è chiaro che gli episodi condizionano, è inevitabile, però al di là del... diciamo che siamo stati anche fortunati, nel senso che lo scambio di uomo ci ha permesso comunque di non toccare la squadra in quel momento, di non fare cambi. È chiaro che è un errore probabilmente evidente, così mi dicono, però andiamo oltre, ripeto, chi deve parlare lo farà, io mi devo concentrare su quegli aspetti che hanno funzionato e quegli aspetti che poi magari sono venuti a mancare nel momento in cui siamo arrivati in parità numerica, però è una prova tutto sommato molto positiva. Allora, proviamo ad analizzarli questi aspetti che non sono andati, un po' di poca concretezza quando il Pescara ha avuto delle palle buone in area di rigore e dei cambi, secondo me dico che è entrato bene Giabua, un po' meno bene altre persone. Sì, sotto questo aspetto credo che ci sia mancata un po' di precisione nel calciare alla fine in porta e anche magari in qualche ultimo passaggio, specie nel primo tempo. Secondo tempo credo nella lucidità, nella gestione della palla. Abbiamo magari forzato un po' centralmente e subito qualche transizione quando dovevamo avere la pazienza giusta per trovare soprattutto sugli esterni le giocate anche individuali o di catena con Giabua da una parte e Cancellotti, e noi chiedevamo dall'altra a Cuppone con Mora di aprirsi, e poi quando è entrato Crecco. Però sì, non è sempre facile entrare in corsa e dare un apporto importante, per cui c'è stata la buona volontà da parte di tutti, poi a volte si riesce a dare, a volte non si riesce, per cui non è assolutamente questo il problema. E vorrei fare i complimenti a Sommariva, perché insomma, dopo tanto tempo tornare in campo e fare una prestazione sicura, ha dato comunque sicurezza alla squadra, è stato bravo su una mezza occasione dove ha letto in anticipo un cross che poteva diventare pericoloso, ti fa capire che anche sotto questo aspetto possiamo stare tranquilli. Faccio l'ultima e poi do la domanda da studio. Intanto mi sento di farle i complimenti, perché pochi allenatori avrebbero tenuto Mora nel ruolo di terzino. Ha fatto il terzino in fase difensiva, la mezzala in fase offensiva e l'ha fatta benissimo, quindi non ha sprecato cambi e ha fatto una scelta perfetta. Nel secondo tempo, quando ha messo i muscoli, quindi Krajic e Giabua per un attaccante anche in meno come De Sogus, si è un po' troppo abbassata la squadra oppure fisicamente era un po' stanca per il primo tempo? Ma sì, un po', credo che abbiamo perso un po' di freschezza, di brillantezza, nonostante i cambi. È vero che anche il sistema o il modo di giocare dell'avversario ha creato un po' più di complicanze, no? Perché nel primo tempo sono rimasti a 4 con i terzini molto stretti, quindi utilizzavamo De Sogus che in fase di non possesso gli chiedevo di fare la mezzala, in fase di possesso di aprirsi per puntare e lavorare di catena. Quindi poi si sono messi credo a 5 in un determinato momento, 5-3-2, e poi dopo quando sono rimasti anche loro in 10 hanno cambiato o sono passati come noi 4-3-2. Però rispetto all'altra volta avevamo la necessità di tenere due attaccanti e qualche giocatore magari che potesse fare la spola fra centrocampo e attacco.
Poi è chiaro che l'ammonizione di Aloy e il voler gestire in un altro modo la partita ho optato per dei giocatori più muscolari, ma tant'è vero che la capacità di creare scompiglio di Jabua sulla nostra destra è stata comunque propizia, anche se poi alla fine di concreto è arrivato solo l'azione in cui Vergani ha concluso fuori. Però... anche la conclusione di Cuppone mandata in avanti. Sì, no, ma stavo dicendo venuta da quella parte, invece Cuppone ha creato nell'uno contro uno ed è stato bravo, non so se un difensore a deviare o il portiere a metterci poi la pezza, quindi ci sono tante cose su cui essere felici. Ripeto, la cosa principale è il carattere di una squadra in un determinato momento e situazione di gara. Una domanda da studio per Alberto Colombo. Sì, difficile fare domande a Colombo che è stato chiarissimo, insomma ha detto tutto. Del resto anche il cambio di modulo dal 4-3-1-2 al 5-3-2, poi è tornato a 4 il Giuliano, però è chiaramente una domanda, io la faccio fare a Fabio Ferraresi. No, sulla partita abbiamo detto tutto, mi associo ai complimenti innanzitutto al mister per il coraggio che ha voluto dare alla squadra e per la prestazione ottima che ha fatto. Volevo soltanto chiedere se c'è più rammarico o più contentezza per questo punto alla luce poi di quella che è stata una grandissima prestazione, se è più contento o se c'è un pochino di rammarico? Ma è un mix, nel senso che c'è il rammarico di non aver portato a casa il bottino pieno, visto la prestazione del primo tempo, ci si aspettava forse qualcosa di più nel momento in cui siamo andati in parità numerica, per cui lì sono rammaricato, ma non scontento sicuramente della prestazione, quindi è sicuramente un connubio di emozioni, di sensazioni, perché comunque al di là, io dico sempre, in questo momento era giusto dare dei messaggi anche qui nei cambi o nel sistema di gioco adottato rispetto all'altra volta quando dovevamo magari anche per il modo di giocare dell'avversario, quindi Monterosi magari ci metteva un po' più in difficoltà, abbiamo optato per una soluzione diversa e abbiamo trovato le soluzioni anche con questo sistema. Però il cuore di questi ragazzi nei momenti di difficoltà è venuto ancora fuori e questo mi fa stare, tra virgolette, tranquillo, perché la squadra c'è ed è presente soprattutto dal punto di vista caratteriale ma anche tecnico.